come la visual. Ok, va bene. Ok, questo è un uomo del 20, della Full in Mill, 50-50 sempre. Mm-hmm. Poi, ovviamente, vado sul filo più piccolo, in power 325 denari. Ecco. Poi qui posso usare le codine sintetiche, posso usare il Coq de Leon, proviamo con le codine sintetiche per farla diversa. Allora, prendo, andiamo a fare una Betis Rodani piccolina di fine stagione, per intendersi. Allora, prendo due codine, le vado a fissare, faccio la misura, e vado ad aprire. Ok, non vedo più l'altra. Perfetto. A decidere. Vabbè, se volete. Sono grigie scure, ma si vedono mezzo trasparenti. E si vedono il pelo, ma comunque va bene. Fai conto che siccome sono distante io a costruire... Sì, ma si vedono al pelo, ma si capisce. Adesso poi te la metto in contro... Cerco di metterla tipo contro luce e... Poi guarda, è molto semplice. Io uso sempre il Kapok, in questo caso, perché è un materiale fantastico. Perché è molto sottile e penso, visto che io me lo tingo, che sia uno dei materiali più idrorepellenti in assoluto presenti sul commercio. Ed è ideale per fare qualsiasi tipo di costruzione. Ok. Arrivo quasi in prossimità dell'occhiello, prendo una bella piuma, sempre del solito Pio Canar, vediamo se va bene, sì. Ovviamente, quando utilizzate il Chiude Canale che sto utilizzando io, se lo utilizzate, io adesso ad esempio vado ad usarne praticamente un decimo rispetto alla lunghezza della piuma. Tutto il resto non buttatelo, perché va sempre bene da mettere in asola o per fare dei dubbing. Ok. Quindi vado a fissare la piuma. In questo modo. Ora ci do l'eccedenza. Vado a creare un mini micro toracino. Posso utilizzare dell'orecchio di lepre, posso utilizzare dello scoiattolo. L'orecchio di lepre
se riuscite a averlo, quello del cacciatore, sicuramente più galleggiante da preferire, perché comunque c'è il cerume che fa galleggiare. Se invece lo comprate, è praticamente l'equivalente delle foglie, non è più né meno. Vedo. Si può magari anche magari usare ice dubbing, insomma, più brillante. Sì, no, sì, non sono tanto per quei materiali sull'effimera, eh. Okay. Però volendo sì, è un mio parere, nel senso. Sì, sì, sì. Cioè, se dovessi dirmi già un chironomo, sì, sono già più propenso a usare. Okay. Andiamo a fare il nodo di chiusura. Adesso andiamo a ultimare la mosca così. Beh, era già finita 5 minuti fa, volendo, comunque. Va bene. Ok, ottima. Adesso ci usciamo. Vediamo un po' che succede. Ok, qua si vede, dovresti forse... Ci siete da vicino. A venire avanti. Ti taglio un attimino. Dettagli, io dettagli. Ma sì, cagate. Però mi piacciono. Eh sì. Ok, quasi. Aspetta. Perfetto, quasi va bene. Perfetto, adesso è perfetto. È ancora a fuoco? Sì. Adesso perdo un po', ma poi quando la lasci fissa... Volevo farti vedere. Prova a lasciarla fissa sul sotto. Aspetta. Scendi un pelo. Devo fare... con la rotazione, ok, boh, va bene. Te lo tengo con le mani. Sì. Vedi? Ok. Buono, bella. Ok. Bene. Ma questa ovviamente la faccio in tutte le misure, eh. Adesso ve l'ho fatta vedere piccolina, ma questa da torrenti, da lama, da raschietto medio-lento, sorgiva così, spettacolare. Sì. Semplice e spettacolare, via. Nella sua semplicità.
Allora, ve ne faccio vedere un'altra o mi fermo? Come volete voi? Ma cosa sono, le 11, 11 e 10? No, non lo so. Sono 5 le 11 io faccio. Guarda, se vuoi fare proprio l'ultima, se vuoi proprio fare, se voglia di fare una spent semplice, semplice, se hai voglia. Sì, sì. Ma proprio... Aspetta che recupero il materiale, eh. Comunque. Poi ti lasciamo andare a letto. Sì, tranquillo. Allora, fammi fare così. E poi vediamo il fuoco dove lo prende. Così dovrebbe prenderlo. Allora, una spent. Una spent. Allora, quei materiali che c'ho fuori, se riesco a recuperare. Sì, sì, tranquillo. Allora. Come? Allora, un amo, innanzitutto. Allora, un amo di... Proprio easy easy, senza complicanze. Sì, sì, volevo farti... Se trovo, volevo farti un amo, eccolo qua. 14. O 16, va bene, lo stesso. Poi... Vai, filo di montaggio. Oh mamma mia. Sempre power thread, 25 denari. In questo caso va bene anche l'altro, eh. Ho preso il primo bobinatore a tiro. Poi. Adesso prendo. Questo che è praticamente del polipropilene grattato. Ok. Si trova anche in commercio. Poi. Allora, il corpo in biot, ce l'avevo qua fuori. Ecco qua. Prendiamo una più una barbola di biot. Ecco qua. Poi la fissiamo. Biot naturale o tinto? No, allora questo qua è tinto ed è praticamente un... Questo in realtà è particolare, te lo faccio vedere. Cos'è, oliva? Allora, no. Sì, è un gold, però ha una sfumatura. Ok, è questo praticamente, è un barrato. Ok, vedi che è barrato? Sì, ho visto. Ok, è un gold, è un'oliva che va sul un gold olive praticamente. Ok, riusciamo a imitare una ritrogena, una betis. Mm-hmm. Metto sempre del sottocorpo in capo per dargli un po' di conicità. Intanto me la fa galleggiare. Poi.
cerchiamo di dargli il verso giusto. No, va bene, facciamo lo stesso. Capita, capita. Ma sì, c'erano quali problemi, guarda. Risolviamo subito. Così, come lo vedete anche l'altro lato del montaggio del BIOT, una parte liscio, dall'altra parte invece ruvido, come vi ho fatto vedere prima. Poi, arrivati a questo punto qui, posso usare, non ce l'avevo qua portato di mano, quando uno ha pochi materiali. Allora, vado ad utilizzare sempre dello zampetto di lepre artica. Vediamo un po' se ho un chiaro. Allora, andiamo a prendere una sezione. Andiamo a pulirla. Andiamo a recuperare un po' di materiale. Questa era la piuma di scarto, ad esempio, che ho usato prima. Ok. Se almeno recuperiamo un po' di materiale. Ok, poi andiamo a prendere ancora un po' di zampetto. Anche qua la quantità è sempre, dipende leggermente anche dove vado a utilizzare la mosca, se in acqua completamente piatta. Esatto. Allora, puliamolo. Andiamo a fare la misura. Quanto il corpo praticamente. Andiamo a fissarlo, poi vediamo cos'altro di scarto qua.
si può utilizzare. Allora, era una mezza piumetta qua. Eccolo qua. Sto utilizzando praticamente due scarti del dubbing che ho avanzato prima di scoiattolo. Poi gli ho aggiunto anche una piumettina, uno scarto di una piumettina del Cuyo Canaro che avevo prima. Ok. E adesso li metto in asino anche questi. Per sicurezza vado a coprire il filo, ok, vado a creare il tracino. In questo modo. Lo vado a bloccare. Arrivati a questo punto, vado a aprire lo zampetto. Questo modo qua. Recido. Vado a formare la testina. Vado a colorarla leggermente, non ci posso il pennarello. Ok. Uno spettacolo.
Bella. Eccoci qua. Bella, bella. Aspetta che te la facciamo lo stesso lavoro di prima, se riusciamo. Ok. Boh. Forbice. Aspetta, 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 che forse... eccoci qua. Un pelo indietro, scusami. Secondo me. Ok, perfetto. Guarda. Ok, così ci dovremmo esserci. Sì, ok. Sfuoca un po' adesso. Adesso è fuoco e morsetto adesso. Provo ad andare un po' indietro. Buono, buono, buono. Non prima. Buonissimo. Oh. Voilà. Perfetto.